giorno, questa festa, ovviamente, nel celebrare Don Bosco meglio di uno dei successori di Don Bosco. E abbiamo qui con noi Don Pasquale Chavez, che è stato il nono successore di Don Bosco, che 12 anni, fino a 6 anni fa, ha guidato una congregazione salesiana. La ricchezza grande che abbiamo oggi, spero di averlo tra noi, e lo ascolteremo, vedremo con lui la mattinata, sentiremo quello che è l'intelligenza di Don Bosco che arriva da noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, ringrazio le parole di benvenuto del cugino, direttore di questa bellissima presenza del parroco Don Sergio Perin e dei miei confratelli. Sono felice veramente di celebrare con voi questo rendimento di lode. Grazie al Signore per il dono grande che Dio ha fatto alla Chiesa e a tutto il mondo nella persona di Don Bosco. Carissimi fratelli, carissime sorelle, la prima cosa è che all'inizio di Don Bosco c'è stato un sogno. Chi entra in questa meravigliosa chiesa di Maria Auxiliatrice non può non vedere quella vetrata bellissima in fondo, che è dove tutto ebbe inizio. Perché vi dico questo? Don Bosco, scrivendo le sue proprie memorie, che cosa dice? Che quando era novenne, cioè come tanti di voi piccoli, mentre dormiva ha visto che il Signore lo chiamava per nome. E che cosa gli affidava? Prima di tutto le indicava un campo di visione, lì nel sogno, nella vetrata, si vedono soltanto gli agnellini. In quello che Don Bosco descrive con il sogno, dice che vede degli animali feroci, dei lupi, dei tigri. E allora vede dall'altra parte gli agnellini, i grelli in cui devono trasformarsi quelli bestie feroci. In quello, guardate, aveva 9 anni, 18 anni più tardi, ebbe quasi lo stesso sogno, era ordinato prete e in quel momento ha visto una cosa in più, ha visto che gli agnellini si trasformavano in pastori, cioè in salesiani, che potessero continuare l'opera di Don Bosco. All'inizio del Don Bosco dunque c'è una rivelazione, c'è un Dio che veramente, come dice la prima lettura, lo ha suscitato, susciterò un pastore per i ragazzi. E dunque le indica il campo di missione, non qualsiasi tipo di lavoro, ci sono tante persone che lavorano per gli altri e questo si chiama carità pastorale. Ma la nostra carità pastorale è una carità pastorale educativa dei giovani. Le indica il campo di missione e gli dà una maestra, guardate lì la Madonna, che lo prende per mano, dice Don Bosco, da quel momento mi prese per mano perché è stata lei a guidarlo, prima di tutto nella fondazione, ma in tutte le sue imprese, e le indica un modo di come deve veramente trattare il ragazzo, non con parolacce, non con gesti cattivi, pieni di furia, di ira, non con botte meno di meno. Che cosa dice? Questi ragazzi tutti li conquisterai con la gentilezza.
persino viene fuori una parola tipicamente salesiana, amorevolezza, che non si può tradurre con una sola parola in nessun'altra lingua. Un mio caro predecessore, Don Vigalos, diceva che per dire amorevolezza in spagnolo deve dire uno amore con cariño. Gli americani in inglese dicono loving kindness, vuol dire una bontà, una gentilezza, una amabilità che diventa amore, perché solo amore non attira i ragazzi. I ragazzi si sentono attirati da un sorriso, da una bella parola, da un approccio familiare, amichevole. E Maria le dice così, devi cercare di farti amico di questi. Allora guardate, all'inizio del Bosco c'è una rivelazione. Perché vi dico questo? Perché Dio conta con ciascuno di noi per diventare buoni pastori. Pensate ai genitori che non si prendono cura dei ragazzi. Genitori che dicono semplicemente bene, portando il cibo da mangiare, avendo il necessario per mandarli alla scuola. Ma no! Oggi tanti ragazzi vivono soli, con il cellulare, con il smartphone, con il tablet in camera, senza che i genitori sappiano che cosa valeva per la loro mente, quali sono i sentimenti che portano nel cuore, quali sono veramente le loro attese. Stiamo consegnando ad altri il nostro più del tesoro, che sono i nostri figli. Buon pastore devono essere i politici. Perché? Perché se non scommettono per la educazione, per la formazione professionale e per il lavoro, i nostri ragazzi non avranno futuro. Quando ho dato una conferenza a Milano, 2 giorni fa, e dando alcune cifre resto proprio sbalordito. Dal 1995 di oggi, 3 milioni e mezzo di ragazzi hanno lasciato la scuola e non lavorano, non studiano e non hanno nessun training professionale. In questi anni l'Italia ha investito 53 miliardi di soldi che sono andati in fumo. Guardate che non merita essere un capo di Stato chi non è scommesso per l'educazione. E Don Bosco ha saputo intercettare i bisogni dei giovani. Guardate che cosa diceva loro. Potete essere sicuro che non vi farò mancare una fetta di salami, ma vi preoccupa di più assicurare una formazione professionale che vi aiuti ad affrontare la vita, a inserirvi in società con fiducia, con competenza. Viviamo nella quarta rivoluzione industriale, in cui se i nostri ragazzi non sono preparati, saranno messi a parte, saranno esclusi, saranno sfruttati, saranno preda della malavita. Don Bosco diceva, sì, non vi farò mancare la fetta di salame, ma voglio soprattutto darvi le migliori opportunità. Ah, su questo Don Bosco era grande. Non pensare che se prendeva cura dei poveri, offriva qualsiasi cosa, voleva il meglio. Don Bosco diceva dare il meglio a coloro che la vita ha dato di meno. Ma dice Don Bosco, non mi basta. Io vi voglio salvare le vostre anime.
guardate questa volta bellissima qui di questa meravigliosa chiesa di Maria Girardi, abbiamo al centro la conclusione della storia. Finisce con che cosa? Tutti noi in Dio raggiungendo la pienezza di Dio. Che cosa diceva Don Bosco? Non basta dargli una fetta di pane, non basta dargli un po' di educazione, voglio salvare le vostre anime. E per questo ha sempre abitato il cielo. Ha fatto come Gesù, ai ragazzi che ha posto al centro per cercare di venire incontro a tutte le dimensioni fisiche, intellettuali, emotivi, religiosi, culturali. Questo è quanto vogliamo fare i salesiani qui e in 134 paesi del mondo dove stiamo. Una volta che stavano così ragazzi al centro, terzo pensiero che fa Don Bosco, offre il Vangelo della gioia. Vi voglio felici. Cari ragazzi, che nessuno vi rubi la vostra felicità, non lasciate la felicità vostra nelle mani di nessuno. La felicità è dentro di noi. Per cui Don Bosco dice, vi insegnerò ad essere felici, ora e sempre. E non è facile. È facile essere felici quando abbiamo salute, ma non quando c'è la malattia. È facile essere felici quando le cose vanno in famiglia e non quando cominciano i guai. È facile essere felici all'inizio di un cammino, non quando devi avere la disciplina di continuare a camminare a volte senza voglia. Che cosa diceva Don Bosco? Vi voglio insegnare ad essere felici. La prima cosa, imparate ad avere uno sguardo positivo. Tutto quanto c'è buono, bello, vero, degno di lode, onorevole, voi dovete scoprirlo in voi stessi, la meglio del mondo. Ci danno 3-4 minuti e cominciamo a scrivere. E il bambino continuava a scrivere, papà e mamma avevano finito la loro lista. Allora dice la mamma, sì, la grande maraviglia del mondo, le piramidi d'Egitto, il canyon. E così cominciano a dire le piramidi del mondo. E il bambino non diceva nulla e continuava a scrivere. E gli dicono, ma che cosa stai scrivendo? Le meraviglie del mondo. E quali sono secondo te? Che io ho occhi per guardare, che ho orecchio per udire, che ho una bocca per parlare, che ho delle mani per fare del bene, che ho dei piedi per camminare, che ho un cuore per amare. Un bambino che insegna ai genitori che le grandi meraviglie del mondo non sono le grandi cose che facciamo. E ciascuno di noi è una meraviglia. Ed è quello che Don Bosco diceva. Imparate a guardare tutto quanto c'è di buono, di bello in voi, nelle vostre famiglie, nelle vostre case. A Roma, in questa bella Italia. Seconda cosa, cercate di sviluppare tutti loro dai vostri talenti. A volte siamo molte adesso così attirati dalla figura di questa ragazzina di 16 anni che si chiama Greta Thunberg, che è capace di andare al World Economic Forum di Davos in Svizzera per dire che dobbiamo fare qualcosa per cambiare e salvare il pianeta. Ma dimmi questo! Ma quasi nessuno parla di un giovane di 19 anni che si chiama Brian Slatt. Avevate sentito di Brian Slatt? No, vero? Questo ragazzo ha inventato come salvare il pianeta. Che cosa ha creato? Ha lasciato la carriera di ingegneria spaziale e si è messo a cercare di creare un falso litorale che va raccogliendo tutta la plastica. Cioè,
invece di semplicemente stare a stigmatizzare, a denunciare, si è messo a salvare il pianeta. È un ragazzo di 19 anni, olandese di origine croata. Guardate che Don Bosco che cosa dice? Non basta allora semplicemente vedere quanto c'è di buono, dovete diventare protagonisti, dovete scendere in piazza, non soltanto a denunciare, a dire questo mondo non mi piace, facciamolo meglio. E finalmente Don Bosco che cosa ha detto? Fate di Gesù e di Maria i vostri migliori amici. Sapete perché? Perché alla fine è l'unico che finora ha dato la vita per voi, è Gesù. L'unico che alla fine ci rescaterà dalla morte sarà Gesù. Bene, abbiamo motivi per essere felici. La parola di Don Pasquale, siamo stati in unione anche con Don Angel, l'attuale Rettore Maggiore, e si sta preparando anche un grande evento, il capitolo generale che comincerà a metà di febbraio, e siamo in comunione con tutta la famiglia salesiana per ringraziare per questo grande dono di questo grande educatore, ma anche di quanti con Don Bosco e i suoi collaboratori si fa ogni giorno a servizio dei giovani. Anche noi continuiamo a farlo nella nostra comunità. Contenti, adesso salite ancora sopra. E i tuoi compagni. Per pregare con la preghiera più dedicata e ricevere poi la benedizione del sacerdote. Del prossimo.